mi è riuscito di mettere d'accordo imperatori, re, uno zar, un sultano e un papa. Ma nessuno sulla faccia della terra mi ha procurato maggiori difficoltà di un manigoldo italiano, emaciato, pallido, straccione ma facondo come l'uragano, rovente come un apostolo, furbo come un ladro, sfacciato come un commediante, infaticabile come un innamorato. Il suo nome è... Queste le parole durissime del cancelliere austriaco Metternich, uno dei più acerrimi nemici dell'Italia, un politico scaltro, senza scrupoli, che considera il nostro paese, sono parole sue, una mera espressione geografica. Ma chi è il bersaglio dell'inventiva di Metternich? E perché nelle sue parole c'è anche un così profondo rispetto per l'avversario? Questa è la storia appassionante di un uomo del suo sogno, un sogno per il quale vivere, per il quale morire, il sogno di una certa idea dell'Italia.